Ci siamo. Ci siamo. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e benvenuti a questa conversazione, a questo confronto in occasione del Darwin Day, che domani segnerà il 213° anniversario della nascita di Charles Darwin, naturalista inglese che ha rivoluzionato la nostra visione della biologia. Un appuntamento, questo, frutto di una joint venture, di una collaborazione stretta tra il portale dell'evoluzione Picaia e l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Si è pensato questa volta di vedere come e in che misura le ricerche sull'origine della vita sulla Terra e altrove, che poi è l'obiettivo estremamente ambizioso dell'astrobiologia, o esobiologia, come si diceva un tempo, possano essere affrontate in chiave evolutiva. E come la scoperta di una eventuale seconda biologia fuori dalla Terra possa ampliare la nostra visione della vita. Allora, Darwin in realtà non si è mai occupato dell'origine della vita, era un tema che lo intimoriva e si è concentrato infatti sui meccanismi dell'evoluzione dei viventi. C'è un unico momento nella marea di tutti i suoi scritti in cui Darwin tocca di sfuggita l'argomento dell'origine della vita. In una lettera al suo caro amico Joseph Hooker, illustre botanico e viaggiatore, del 1871, Darwin scrive. Comincio in inglese e poi ve lo spiego. But if, oh what a big if, we could conceive some warm little pond. Ma se potessimo concepire una piccola pozza calda in cui siano presenti ammoniaca, sali di fosforo, luce, calore, scariche elettriche, sto a forma di fulmine evidentemente, e così via, e che un composto proteico si fosse formato per via chimica, pronto a procedere verso modificazioni più complesse, e qui Darwin si arresta, non vuole procedere oltre. Darwin non si è mai occupato neppure di vita su altri mondi, anche se né di astronomia, anche se il quinto dei suoi 10 figli, tre dei quali persi giovanissimi da bambini, George si chiamava questo quinto figlio, è stato un illustre matematico e astronomo. Insegnava a Cambridge, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla Royal Astronomical Society ed era autore di una teoria secondo la quale l'origine della Luna era da ricercarsi in un pezzo di terra sfuggito in un certo modo per qualche misteriosa ragione in quello che oggi sono le fosse del Pacifico. Una teoria che ha avuto parecchio seguito, tra l'altro, ma poi è stata completamente abbandonata. Bene, dunque, Darwin non si è mai occupato di origine della vita in senso specifico, anche se ci avrà senz'altro pensato, non si è mai occupato di altri mondi, ma oggi proveremo a vedere come si possono mescolare queste due cose, cioè la ricerca della vita sulla Terra, la ricerca della vita fuori dalla Terra, con l'aiuto di alcuni amici. E vedremo anche come c'è un simpatico scambio di ruoli e di competenze, perché avremo dei biologi che parlano di vita su altri mondi, avremo degli astronomi che parlano di biologia, insomma, questo rimescolamento dei rispettivi ruoli, che in fondo è anche il segreto dell'astrobiologia, una scienza che per sua natura è interdisciplinare. A coordinare il tutto sarà chi vi parla, che è un giornalista scientifico con un background in biologia, ma con la passione per lo spazio. Insomma, che volete di più? I nostri ospiti, voi li vedete sullo schermo, sono Marco Ferrari, Paolo Calcidese, John Brucato, poi naturalmente ve li presento via via che li introdurrò. E la nostra conversazione si articolerà un po' soprattutto in due momenti, una presentazione un pochino più lunga da parte di ciascuno di loro e poi naturalmente un secondo giro. Se qualcuno di voi, mi rivolgo a Marco, a Paolo e a John, vuole intervenire per alcune cose dette dai nostri amici e colleghi, basta che mi faccia un segno e gli diamo la voce. Allora, cominciamo con il giornalista evoluzionista e divulgatore e biologo di formazione, Marco Ferrari. Marco Ferrari che ha lavorato sempre in periodici naturalisti, Oasis, Terra, Geo, ma soprattutto Focus.
che ha lasciato per la quiescenza, come si dice, non un anno fa o giù di lì, ma ha approfittato naturalmente della quiescenza per lavorare a un bellissimo libro che io vi segnalo e vi raccomando caldamente di acquistare, Come costruire un alieno, ovvero Ipotesi di biologia extraterrestre, pubblicato per i tipi di Codice Edizioni. Ecco, questo, in questo libro, che è ricchissimo di informazioni, di dati, di curiosità, scritto benissimo tra l'altro, ci sono molte cose che oggi toccheremo nella nostra conversazione, ed è un libro che può servire certamente per degli approfondimenti successivi. Marco aveva già pubblicato qualche anno fa un altro libro sui temi dell'evoluzione, L'evoluzione ovunque, sempre per i tipi di codice, e ha pubblicato vari altri libri e anche varie traduzioni. Ma oggi cerchiamo con lui di partire un po' dalle basi. Ecco, io all'inizio ho detto che c'è questa mescolanza di competenze biologiche e di competenze astronomiche in questa nostra conversazione. E allora partiamo dalla definizione della vita secondo quanto è indicato dalla NASA, l'ente spaziale americano, l'agenzia spaziale americana. Perché? Perché è forse la definizione più ampia e più esaustiva e più utile che ci può essere oggi per i nostri interessi. La definizione è questa, aperte virgolette: la vita è un sistema chimico che si autosostiene, capace di evoluzione darwiniana, chiuse virgolette. Quindi vedete che Darwin ci sta dentro addirittura in questa definizione, che risale poi a quello che è stato un grande visionario astrofisico, astrobiologo ante litteram, Carl Sagan. Allora, Marco Ferrari, questa definizione della vita, che la ritroviamo molto spesso, è una definizione troppo ampia, una definizione che a te come divulgatore, ma soprattutto come naturalista ed evoluzionista, ti soddisfa o andrebbe in qualche modo ampliata o ridotta? Marco. Dunque, a mio parere è una definizione comoda, nel senso che dall'interno di questa definizione possono essere presenti un sacco di entità o di enti, chiamiamole come vogliamo, che possiamo definire viventi. Faccio un esempio molto di attualità. All'interno di questa definizione rientrerebbero anche i virus, che sono sistemi chimici, perché nessuno dubita che i virus abbiano una base chimica, in grado di fare evoluzione darwiniana. Il fatto è che ogni 6 mesi salti fuori una variante nuova, ora c'è la BA, 2, 3, 5, eccetera, eccetera. Oltre, scusa Marco, oltre a tante varianti minori che ci sono continuamente ogni giorno, ma quello che importano dal nostro punto di vista sono le varianti maggiori, naturalmente. Certo, le mutazioni maggiori. Ecco. Certo, assolutamente. Io parlavo proprio, giustamente, la correzione è più che opportuna, parlavo di varianti che hanno un certo effetto sulla nostra vita, diciamo così. Tutte queste varianti escono da una enorme e ribollente serie di mutazioni che vengono selezionate dalla selezione naturale. Non c'è nessuna definizione più darwiniana di questo, mutazione e selezione naturale. In un sistema chimico. Ma i virus sono veramente viventi? Anche qui è un'altra grossa discussione tra i biologi, che non è ancora finita, secondo alcuni sì, secondo altri no. Io mi sono rifugiato nella definizione di paravivente, ricordandomi dei miei studi di liceo classico, ho messo lì una cosa para, in modo da poter cercare di sfuggire alla definizione precisa. No, la definizione secondo me è molto comoda, nel senso più positivo del termine. Può essere certo Utilizzata anche in altri momenti, tra virgolette, quando e se andremo su altri pianeti lontani e riusciremo a trovare la vita, se questa definizione potrà essere utilizzata anche con altri sistemi che sembrano a noi, che a noi potrebbero sembrare viventi, significa che è utile. Quindi diciamo che è un quadro di riferimento molto largo, molto comodo, ma che può essere utilizzato anche al di fuori dalla situazione terrestre.
Ed è interessante l'osservazione che hai fatto, che ci stanno dentro anche i virus con qualche piccola forzatura, un po' borderline, ma ci stanno dentro quei virus di cui noi assistiamo proprio a un caso proprio eclatante sulla nostra pelle di evoluzione darwiniana. E noi ci stiamo dentro in questo meccanismo di selezione delle diverse varianti. C'è un bias di fondo naturalmente in tutti questi discorsi, e la NASA lo dice sempre, perché quando si parla di life su questo pianeta, o life in other worlds, si parla sempre di life as we know it, cioè di vita come noi la conosciamo, perché non possiamo pensare a una vita diversa da quella che noi abbiamo sulla Terra, che è l'unico nostro parametro con quale dobbiamo raffrontarci. Questo è un bias, un problema concettuale, direi quasi filosofico, oltre che scientifico, non da poco, Marco. Diciamo, ce n'è uno fondamentale, cioè il fatto che per noi è piuttosto complicato riuscire a concepire una vita che non sia basata sul carbonio. E ancora una volta torno alla definizione che ho detto all'inizio, la parola che ho detto all'inizio. Il carbonio è una molecola molto comoda perché ha una serie di proprietà interessanti, una serie di proprietà chimiche, chimico-fisiche, diciamo così, che permettono alla molecola stessa di essere flessibile, di unirsi, tra virgolette, a tante altre molecole e di formare strutture che sono estremamente, che possono avere dimensioni le più varie, dalle più piccole alle più grandi, e che possono essere volte a fare praticamente qualsiasi cosa. Cioè è una specie di molecola a tutto fare. Altre molecole simili, come ad esempio il silicio, hanno qualche difficoltà a combinarsi come fa il carbonio. Le molecole del silicio... Anche se il silicio è tetravalente come il carbonio. Sì, esattamente, ma il problema... Ci sono forme di carbonio esavalente anche, però diciamo sì. Anche il silicio è tetravalente, però non ha la stessa stabilità. Non ha la stessa stabilità e i legami sono un po' più rigidi, un po' più fragili. Nelle nostre condizioni, giustamente come hai fatto osservare, noi parliamo sempre di life as we know, cioè una vita che va da meno 4 gradi centigradi a 112, 113, poco di più, gradi centigradi. Noi pensiamo che la vita sia racchiusa in questo ambito. In questo ambito il silicio non ci sta molto, ci sta molto meglio il carbonio. Con temperature più basse e più alte potrebbero esserci molecole di silicio, però facciamo fatica. Probabilmente il nostro cervello è stato plasmato dall'evoluzione per vedere la vita come la vediamo noi tutti i giorni, e abbiamo delle difficoltà a riuscire a stabilire e a immaginare esseri fatti di altre molecole. Anche se ricordo, come il maestro Pagan certo mi conforterà, esistono film e libri di fantascienza con esseri fatti di silicio, ma non sono particolarmente rilevanti, insomma, sono dei sassi semoventi. E allora, come il grande Ferrari osserva più volte, non dimentichiamo che il suo libro Come costruire un alieno, ci sono anche molti agganci con la fantascienza, di cui Marco Ferrari è un lettore accanito. Ci sono la maggior parte degli scrittori di fantascienza non ha affrontato il problema di una vita a base di silicio, e anche questo è interessante, perché è più facile ricorrere a una vita aliena sempre a base di carbonio, perché andiamo sul sicuro in un certo senso, no? Allora, io voglio ricordare a chi ci ascolta che sono 6 gli elementi base della ricetta della vita come noi la conosciamo, cioè il carbonio, l'idrogeno, l'ossigeno, l'azoto, lo zolfo e il fosforo. Ora, possiamo individuare dei marker, dei biomarkers, dei marcatori biologici che ci possono dire su un altro pianeta che quelle sostanze che troviamo sono di extraterrestri, sono qualcosa di diverso da noi? Quale potrebbe essere un modo semplice, per così dire, per capire che ci troviamo di fronte a una biologia diversa? Allora, vedendola da lontano, credo che sia piuttosto complicato. Da lontano nel senso di con strumenti basati sulla Terra oppure o pochi chilometri, adesso qualche astronomo mi correggerà,
ho pochi chilometri dal nostro pianeta, ho poche centinaia di chilometri. Sarebbe il caso di riuscire ad andare da qualche altra parte. Una delle definizioni di pianeta dotato di vita è quella di pianeta non in equilibrio. In equilibrio, in questo caso, la parola equilibrio in questo caso corrisponde a staticità e fondamentalmente a assenza di vita. Un pianeta in cui, ad esempio, come la Terra, in cui ci sono degli esseri viventi che continuamente producono dei gas estremamente reattivi come l'ossigeno, ad esempio, è un pianeta non in equilibrio perché si svolgono continuamente reazioni chimiche che danno origine a molecole complesse, estremamente complesse, oppure a strutture, ancora una volta a strutture che non sono proprie di un pianeta privo di vita. Quindi probabilmente riuscire a vedere come biomarker l'ossigeno o altre sostanze, non so, probabilmente il metano. Qualche tempo fa, e qui chiedo aiuto ovviamente al professor Bruccato, si parlava di fosfina su Venere, ma mi pare che il tutto sia caduto nel dimenticatoio per una ragione, per delle ragioni complesse che credo che non sia il caso qua di approfondire. Però se riusciamo a trovare un pianeta che noi consideriamo non in equilibrio, questa fra l'altro è un'idea oltre di Carl Sagan anche di James Lovelock, che è il propugnatore dell'idea di Gaia, lui e l'Immargulis, che hanno appunto supposto e proposto il fatto che un pianeta non in equilibrio in cui c'è molto ossigeno o molto metano o molte altre sostanze che non dovrebbero tra virgolette esistere e che hanno diciamo degli sbilanci rispetto alla produzione non vitale potrebbe essere un modo diciamo non ideale ma insomma un buon modo per riuscire a stabilire se un pianeta è dotato di vita, ma è una condizione probabilmente necessaria ma non sufficiente, bisogna proprio andare là secondo me, c'è niente da fare. Di questo poi parleremo con John Bruccato successivamente, naturalmente dal punto di vista dell'astronomo che si occupa in prima persona di astrobiologia a livello anche sperimentale. Una domanda ancora però Marco, se noi sappiamo che tutti gli amminoacidi, 20, 21, 22 amminoacidi che fanno parte degli organismi che sono la base degli organismi terrestri in quanto poi fabbricano le proteine, tutti sono levogiri, cioè ruotano verso sinistra un fascio di luce polarizzata. Se sull'altro corpo celeste troviamo delle proteine con amminoacidi destrogiri, questo può essere sufficiente a dirci che quella è una seconda biologia, che ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso da quello che conosciamo dal punto di vista biologico? Ancora una volta, secondo me, è una condizione necessaria, ma non è sufficiente. Non sufficiente. Perché potrebbe essere dovuta semplicemente a reazioni chimiche particolari su quel pianeta in condizioni che non conosciamo, lontane, anche ancora una volta lontane dalle condizioni della Terra. Però potrebbe essere, secondo me, allora... Io continuo a paragonare la ricerca della vita a una specie di mosaico molto complesso, in cui ci sono non 4.000, 5.000, 6.000 pezzi, come ci sono i mosaici sulla Terra, ma ce ne sono 10.000, 100.000, cioè tutti i mosaici di Ravenna insieme. Mettiamola così. Ognuno di questi, una delle tessere del mosaico, è un pezzettino che è utile, ma che non definisce tutto. Sarebbe il caso di avere un quadro quasi generale, quasi definitivo di quello che possiamo trovare sugli altri pianeti. La presenza di amminoacidi levogiri e ad esempio di zuccheri destrogiri, cioè di quali il contrario di quelli che ci sono qua sulla Terra, potrebbe essere, o il contrario ancora una volta, cioè scusate la confusione, ma... A volte queste distinzioni sono complicate a ricordare e io ho una memoria particolarmente labile da questo punto di vista, comunque non importa, insomma stiamo parlando di molecole particolari. Aminoacidi e zuccheri che sono diversi da quelli della Terra potrebbero essere un ottimo indizio ma non definitivo, mettiamola così. Senti, è nato prima l'uovo o la gallina? Ecco, te lo chiedo perché questa è la metafora classica, no? Cioè sono nati prima gli acidi nucleici o prima le proteine? O sono nati insieme? Appunto, stabiliamo che è nato prima l'uovo, nel senso che le galline hanno qualche milione di anni e le uova invece hanno qualche centinaia di milioni di anni.
Allora, le teorie sono molte, sono tantissime. Fino a qualche tempo fa era veramente complicato riuscire a capire come potesse essere, come potesse succedere, finché non si è scoperto che le molecole di RNA, una delle molecole, una delle due specie di molecole presenti nella cellula, quella che a mio parere fa il lavoro fondamentalmente, perché il DNA non ha un gran compito a parte essere un nastro in cui sono registrate tutte le proprietà della cellula. L'RNA, si sono scoperte molecole di RNA che erano capaci contemporaneamente di avere attività enzimatica. Allora, le attività enzimatiche proprie delle proteine. Quindi, allora si diceva, bene, perfetto, allora il primo mondo era un mondo a RNA, in cui l'RNA faceva praticamente tutto. Cioè, aveva la capacità di mantenere le informazioni per creare una cellula e contemporaneamente alcune sue conformazioni erano in grado di avere attività enzimatica. Il problema è che è piuttosto complicato avere questa attività enzimatica e le molecole di RNA dopo un po' di tempo non sono particolarmente stabili. Una delle ultime teorie che sta avendo una buona conferma è che ci sia stata una specie, invece che la essere nata in serie, uno dopo l'altro, la vita sia nata in parallelo. Cioè le molecole che formano la membrana, le molecole che formano che racchiudono informazione genetica e le molecole che fanno il lavoro, cioè le proteine, i fosfolipidi e gli aminoacidi, le catene di aminoacidi, sono nate quasi contemporaneamente, si sono messe insieme e alla fine hanno creato la cellula. Sembra un po', allora il primo acchito sembra un po' un trucchetto, cioè abbiamo messo insieme tutto ed è venuto fuori, puff, è venuta fuori la vita. Però pare che possa essere successa una cosa di questo genere. E sto seguendo ormai da molti anni come giornalista, sto seguendo questo mondo di ricercatori che studiano l'origine della vita e ogni tanto salta fuori una teoria nuova, diciamo che siamo ancora abbastanza lontani. Certo. Con tutte le difficoltà che ci sono per costruire la vita, per far avvenire l'evoluzione nei primi stadi di vita, ricordiamo che la vita sulla Terra possiamo farla risalire, cioè le primissime forme di vita, forse a 3,5-3,8 miliardi di anni fa, sono i primi fossili di organismi che possono considerarsi viventi, e questo è molto impressionante se pensiamo che la Terra, con tutti gli altri pianeti del Sistema Solare, ha un'età di 4 miliardi e mezzo di anni, quindi un miliardo di anni dopo, forse anche meno, già si sono formate i primissimi, semplicissimi organismi viventi. Però questa vita, che è così complicata all'inizio da far evolvere, oggi ha colonizzato gli ambienti i più diversi, e questo è impressionante. Cioè stiamo negli ultimi decenni, abbiamo scoperto organismi viventi anche piuttosto complessi in aree, in nicchie ecologiche impensabili un tempo. Pensiamo alle profondità oceaniche a migliaia di metri di profondità, pensiamo all'interno dei geyser ad esempio, e sono quelle forme estreme di organismi che si chiamano infatti estremofili. Questo è affascinante da una parte, dall'altra parte ci apre uno spiraglio su quello che potrebbe accadere su mondi anche molto diversi dal nostro. Marco. Il fatto è che gli estremofili li abbiamo definiti noi, che siamo un po' sempre un po' antropocentrici. Certo. Cioè loro vedono noi come estremofili, come fanno quelle bestie così grosse a vivere a 15 gradi. Noi stiamo così bene a 104, 105, non vedo come possano quelle bestie così, così grosse e goffe a vivere a 15, 20 gradi di temperatura. Comunque, al di là della battuta dell'estremofilia, l'estensione del dominio della vita negli ultimi anni, giustamente, è stata estrema. Cioè, dalle profondità marine, ma la cosa più, posso dire, che mi ha più stupito è trovare degli esseri viventi, dei batteri in particolare, probabilmente anche, forse vado errato e chiedo poi a Paolo Calcidese, che queste cose qua le vede tutti i giorni. Mi pare ci siano stati anche dei nematodi, sono stati trovati in miniere profonde 1 chilometro, 2 chilometri,
in condizioni ovviamente anossiche, cioè privi di ossigeno, e in condizioni a questo punto veramente estreme, in cui la possibilità di nutrirsi di composti del carbonio, perché stiamo attenti che il carbonio deve essere sempre presente, ovviamente, però ad esempio la CO2 è fatta di carbonio, uno potrebbe anche pensare di nutrirsi di composti del CO2, oppure di estrarre il carbonio dalle rocce, ad esempio. Cioè, il fatto di aver trovato la vita praticamente ovunque sulla Terra, anche nell'atmosfera, ovviamente, nella alta atmosfera, certo. Ci dice che come fenomeno, almeno la vita sulla Terra, è un fenomeno estremamente resistente ed estremamente resiliente. Cioè, riesce a resistere a condizioni, quello che noi chiamiamo condizioni estreme, per tornare a quello che dicevo prima, e riesce a tornare alle condizioni ideali per lui anche quando ci sono delle grandissime variazioni delle condizioni esterne. Quindi direi che a questo punto possiamo dare per scontato che la vita sia ovunque e che ricopra praticamente tutto il nostro pianeta. Quindi, il nostro pianeta. Finora sugli altri corpi celesti purtroppo non abbiamo trovato traccia, anche se molti astrobiologi continuano a dire life everywhere, speriamo. Però là, il discorso che abbiamo fatto sugli estremofili, sugli organismi estremofili, ci porta al nostro secondo speaker di oggi, Paolo Calcidese, il quale è laureato in fisica, è un astrofisico che si è occupato professionalmente di nuclei galattici attivi, di buchi neri supermassivi, ed è responsabile dell'attività di didattica e di divulgazione dell'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta. È un astrofisico, esperto di astrofotografia, tra l'altro, ha pubblicato vari libri, però negli ultimi 2 anni, approfittando del lockdown, ha fatto lo switch verso la biologia e ha pensato bene di lasciare temporaneamente il telescopio per appassionarsi invece al microscopio, ed andando a cercare organismi semplicissimi che si trovano nel nostro mondo in condizioni particolari, che hanno dei ritmi di vita assolutamente particolari. Questo ci interessa perché alcuni di questi organismi possono sopravvivere a condizioni le più estreme che conosciamo, e altri organismi ci possono dare delle indicazioni su come si è formata, ad esempio, l'atmosfera terrestre. Paolo Calcidese, tu adesso ci fai una lezioncina, ci racconti un po' le cose e ci fai soprattutto vedere un po' di cose di biologia sperimentale con il microscopio che hai a fianco e di cui vedremo l'immagine sui nostri schermi, vero? Esattamente. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Sono molto contento di partecipare a questa serata, anche perché sono sempre contento di far vedere i tardigradi dal vivo. Ecco, questa è la nostra parola magica. Tardigradi, esatto. Anche orsetti d'acqua. Orsetti d'acqua, esatto. Come diceva Marco, l'estremofilia è incredibilmente affascinante, ormai è stata trovata la vita ovunque, e ribadisco il fatto che il concetto di estremo è riferito a noi, ovviamente. Però questi esserini sono veramente incredibili. Ce ne sono tantissime di forme estremofili sul nostro pianeta Terra. La caratteristica principale dei tardigradi sta nel fatto che, mentre gli altri estremofili hanno la capacità di sopportare una variabile estrema o massimo due, in una certa fase vitale invece i tardigradi, che si chiama criptobiosi, loro possono sopportare tutte le variabili estreme contemporaneamente. E quindi hanno fatto sono ancora in fase di studio, hanno fatto tantissimi esperimenti purtroppo su di loro, verificando effettivamente che sopportano sia radiazioni ionizzanti che bombardamenti di tipo chimico con materiale chimico, temperature altissime, bassissime. Poi li hanno congelati, li hanno scongelati dopo 10 anni e hanno iniziato ad andare in giro, li hanno congelati fino a 272 gradi sotto zero e una volta scongelati sono andati in giro di nuovo. 272 gradi sotto zero, quindi siamo prossimi allo zero assoluto. Una volta rimessi a una temperatura ottimale, loro si sono riabilitati. E al che hanno pensato: a questo punto facciamo una bella cosa, utilizziamo le missioni spaziali che sono in atto e proviamo a portarli nello spazio, li mettiamo lì fuori, nel posto più ostile che conosciamo, ovviamente sempre in questa fase in cui loro riescono a sopportare tutto, e una volta riportati a terra loro si sono rimessi ad andare in giro tranquillamente. Quindi sono
dei microinvertebrati molto interessanti, e mi era venuta l'idea, come dicevi appunto Fabio, durante il macello del lockdown, che stavo preparando i nuovi laboratori qui per l'osservatorio, che poi abbiamo inaugurato e poi hanno chiuso tutto, quindi ancora pochi studenti purtroppo sono venuti a fare questi laboratori, per creare un contesto appunto astrobiologico. Poi Gian Bruccato ci spiegherà meglio il tutto, però per avvicinare appunto gli studenti a questa disciplina. Visto che l'astronomia la facevamo, come ci andiamo all'astrobiologia, abbiamo pensato appunto di prendere dei microscopi e portare gli studenti a prepararsi il loro vetrino e cercare in diretta sia le diatomee, cioè le alghe monocellulari che danno sostanzialmente il 30% dell'ossigeno che noi respiriamo sul pianeta Terra e sono linkate ovviamente alla condizione necessaria alla vita come la conosciamo noi, cioè l'acqua allo stato liquido, e poi appunto il tardigrado come estremofilo. Al che è iniziata la ricerca, perché io non avevo mai fatto nulla del genere, non avevo neanche mai guardato dentro un microscopio. Prima cosa, se vuoi fare le cose fatte per bene, essendo un appassionato di astrofotografia, come dicevi, per fare una foto fatta bene al microscopio, per chi ci sta ascoltando e vuole iniziare, ci sono le stesse problematiche che ci sono per un telescopio, quindi oculare, obiettivi, camere CCD, diaframmi, per arrivare a un dettaglio veramente raffinato, anche il microscopio può avere delle sue caratteristiche molto complesse, però è uno strumento pazzesco, e quando ho guardato per la prima volta dentro una goccia d'acqua ho detto caspita, ho guardato per anni in infinitamente grande e statico, e qui adesso in un attimo sono stato scaraventato nell'infinitamente piccolo e incredibilmente dinamico, perché dentro una goccia d'acqua c'è è pazzesco il mondo. Quindi ho preso anch'io una nuova consapevolezza, cioè prima ero consapevole del fatto che siamo piccolissimi in questo universo, in questa nostra sola galassia, giriamo su un pianetino intorno a una stella di 400 almeno miliardi di stelle nella nostra galassia, e adesso ho una nuova consapevolezza. Quando vado in giro per i boschi, alla Matrix, non so, per chi ha visto il film Matrix, no, vedo qualcosa di anche se non si possono ovviamente vedere con gli occhi, ma sono consapevole di quello che mi circonda, e tutto questo lo si può fare solo guardando dentro un piccolo microscopio. E dopo tanta ricerca, perché non sapevo dove andarli a trovare, ho letto poi un po' di letteratura, alla fine ho trovato i tardigradi, e se volete ne ho uno qua, un esemplare che si è appena risvegliato, che sta trigando per i fatti suoi. Ce lo fai vedere? Allora. Io sono pronto, se la regia può passarlo, eccolo qua. Ve lo sistemo un po' meglio. Signori, il tardigrado che si sta svegliando. Esatto, non è ancora completamente operativo, più o meno quando abbiamo iniziato, adesso lo metto al centro per bene, ok, quando abbiamo iniziato, quando ho iniziato a parlare Marco, era ancora in fase di bariletto, un piccolo popcorn, adesso invece come vedete incomincia a diventare operativo, cambio un po' il fuoco per fargli vedere eventualmente qualche dettaglio, si vedono le zampine, ha 8 zampe, la testa è in basso, questa parte qui in basso, questa qua è la testa, sì. Okay, ecco le zampe che si vedono, che incominciano a venire fuori, ha dormito fino a 5 minuti fa, metto a fuoco dall'altra parte per farvi vedere le zampe, ecco che arrivano, spero che le vediate. Posso anche le unghie. Esatto, le unghie sono fondamentali nell'osservazione del tardigrado, adesso abbasso la definizione ma lo vediamo che si muove un attimino in un altro modo, un po' più in diretta. Le zampe, come anche l'apparato boccale, sono fondamentali per la classificazione, per capire appunto in che categoria metterli e come classificarli. Gli studenti qua possono arrivare a misurarli, classificarli, vederli ovviamente che si muovono belli tranquilli dal vivo. E vedo già delle domande. Di cosa si nutre? Sono vegetariani, quindi mangiano. Stiamo osservando un esserino che, a vederlo così con gli ingrandimenti che sto usando, dovremmo essere sui 0,3-0,4 mm di estensione, di lunghezza, quindi sostanzialmente meno di un millimetro. Allora sono quasi tutti submillimetrici, ci sono alcune specie che non abbiamo qua, questi campioni sono stati raccolti qui fuori,
Questi qua sono tutti sotto il millimetro, anzi questo campione, perché lo dico, non è difficile trovarli, però oggi guarda caso dovevamo fare la diretta e 2 ore prima di fare la diretta mi sono messo a cercare tardigradi in alcuni campioni e dopo 24 vetrini fatti non ho trovato manco uno. Allora ho detto, sicuramente so dove sono e ho reidratato, perché sostanzialmente loro vivono sui licheni e vivono ovunque, in ambiente del mondo sono stati trovati. Diciamo che adorano stare sulla Xanthoria elegans, che è quel lichene arancione che è anche un marcatore biologico, se c'è vuol dire che l'aria è molto pulita, e ne avevo un campione, mi è venuto in mente mentre parlava Marco, che ne avevo un campione lì da 3 anni, proprio completamente secco, gli ho messo sopra una goccia d'acqua ed eccolo qua, ci ho messo circa 10 minuti, un quarto d'ora, è diventato operativo. Adesso cosa farà? Una volta che si distende, manca ancora un pochino perché la testa non la vedo ancora perfettamente, una volta disteso comincerà a mangiare, a nutrirsi, quindi è vegetariano sostanzialmente, e a riprodursi. Fa tutto il più velocemente possibile, tutto quello che può fare prima che le condizioni ritornano a essere non ottimali, in questo caso carenza d'acqua, perché ovviamente nel vetrino l'acqua piano piano andrà a evaporare. Senti, ma quindi questo si è svegliato dopo, ho capito bene, dopo 2 anni? Circa tre anni, sì. Cioè, ma può stare lì anche 140 anni. Allo stato latente, ecto. Esatto, in fase cytobiotica, rispondo subito alla domanda che vi sto passare, che me la fanno spesso, se li mandi giù che cosa succede, chissà quanti, non so con chi sto parlando, ma chissà quanti te ne sei già mangiati, tranquillo, non succede niente. Cioè, se guardate cosa c'è dentro una goccia d'acqua, la prima cosa che vi viene in mente di fare è non bere più, bevete tranquillamente, perché fortunatamente tutto quello che c'è lì dentro all'essere umano non gli fa niente. Certo. Senti, tu hai detto che sono vegetariani, però ce ne sono anche di carnivori e addirittura di cannibali. Sì, sì, allora io vi ho preparato una cosa che adesso tolgo un attimo il video, poi dopo se volete ci torniamo, ma vi condivido un'altra cosa, perché avevo preparato una slide che riassume un attimino il tutto, perché sennò diventiamo matti anche qui come... Allora, io voglio condividere una scheda che è questa. Ok. Perfetto, dovrebbe arrivare, spero. Eccola qua. Allora, qui si può vedere, magari la metto tutto schermo così. E puoi ingrandirlo un po', sì. Sì, 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 si riesce. Qua, no? Dov'è? Non lo trovo. Vabbè, insomma. Niente, sto facendo un po' di macello, teniamolo così per adesso. Allora, sì, sostanzialmente ci sono più classi, ce ne sono tre di classi di tardigradi, sono gli eutardigradi, gli eterotardigradi e i mesotardigradi. I mesotardigradi si suppone che esistano, qualcuno dice di averli visti, ma come vedete infatti non c'è nessuna immagine. Gli eutardigradi sono quelli più classici che si possono trovare, che potete trovare tranquillamente se andate a prendere un pezzettino di licheno di muschio sul vostro balcone, e si dividono in due ordini che sono il parachele e l'apochela. E l'apochela, che adesso vi faccio vedere anche un po' più nel dettaglio, è quello che appassiona appunto tanti, perché è carnivoro e non è erbe, questo qua centrale, e ha la faccia completamente diversa dal parachela, che invece è facilissimo da trovare ed è anche cannibale. E c'è poi quello molto bello, interessante, cannibale, scusami, quindi mangia i propri simili. Sì, ho visto lotte tra tardigradi di questo genere e rotiferi anche, che combattono sul vetrino, fanno delle cose incredibili. La domanda in basso a destra, allora questo qua infatti a destra è molto interessante, questo qua a destra è il tardigrado, è un eterotardigrado Echinoschidea, è un po' più raro, è difficile da trovare, l'ho trovato leggendo in letteratura una degli articoli, li avevano campionati e trovati all'Isola d'Elba, e stavo leggendo l'articolo 2 anni fa, proprio poco prima di partire per l'Isola d'Elba. E allora mi sono segnato sulla mappa dell'isola dove avevano fatto questo campionamento, ci sono andato anch'io ed effettivamente l'ho trovato, queste sono foto mie, e hanno delle caratteristiche un po' più
intriganti, nel senso che hanno la zampina, la zampa, come vedete l'ultima destra è proprio una manina con quattro dita, ha degli delle appendici che gli escono sia dalla parte cefalica che dal resto del corpo, sono molto corazzati, sono simpatici da vedere. In generale, per riuscire a catalogarlo e capire un attimino di che classe appartengono, quello che bisogna fare è verificare, guardare nel dettaglio l'apparato boccale, in generale il loro aspetto, le uova un po' difficili da considerare per la classificazione, e le unghie delle zampe sono fondamentali. In questa immagine qua che vedete si vede proprio la bocca, il pseudo occhio, che è sostanzialmente una cellula fotosensibile, e poi abbiamo lo stiletto, che è questa V che è subito dietro la bocca, che è sostanzialmente un uncino che lui usa per artigliare il cibo che gli fuoriesce dalla bocca, la faringe, la sacca faringe aspirante con cui risucchia e mangia il suo nutrimento. Questo è lo stomaco, al momento questo tardigrado non aveva mangiato, ma anche quello in diretta non ha ancora mangiato, perché infatti lo stomaco è completamente vuoto, e se si sta qui a osservarli un pochino si vede proprio che incominciano a nutrirsi, si gonfia lo stomaco, cambia completamente colore perché diventa verde mangiando vegetali, e quando è completamente operativo c'è anche la possibilità di vedere, qua non lo vedo, a lui in questo momento non si vede, ma hanno anche l'ovario e spesso sono pieni di uova che da lì a poco, facendo una muta, rilasciano all'interno della muta per sicurezza e poi loro se ne vanno in giro. Ecco, perché una caratteristica, si vede tutta la fase. Una caratteristica dei tardigradi, ho letto che il numero di cellule in cui sono formati non aumenta, ma aumenta il loro volume invece. Aumenta. Quindi, la dimensione, esatto. Crescendo si ingrandiscono, ma non aumenta il numero delle cellule. Esattamente, infatti in questa immagine qua un po' si vedono, ma si vedono anche dal vivo, vi ricondivido un attimo il tardigrado, che è ancora più operativo adesso di prima. Finestra, eccola qua, condividi, e le macrocellule si vedono anche dal vivo qui adesso, appena arriva il filmato. Metto a fuoco su vari stadi così lo vedete un po' meglio, e questo posso anche zoomarvelo un pochino forse, esatto, eccolo qua. Tutte queste strutture che vedete semicolorate, oh guardate che si vede benissimo lo stiletto qua in questo momento, e si vede anche la sacca faringe aspirante, eccola qua che è sbucata con i placoidi. Aspetta che lo sposto un filino, quando incominciano ad agitarsi tenerli al centro del ecco, adesso si vede tutto benissimo, eccolo qua, bellissimo esemplare. Allora, stiletto, quello qui, poi non so quanti si stanno esaltando come me, ma a me piacciono tantissimo. Questa è la sacca faringe aspirante, fra un po' non vedo ancora gli occhi operativi, deve ancora aprirsi bene la testa e uscire la boccuccia sostanzialmente, ma credo che manchi poco, e incomincerà a mangiare. E tutte queste bolle che si intravedono, eccole qua che si vedono benissimo nel corpo centrale, metto a fuoco così, che si muovono insieme a lui, sono le macrocellule di cui parlavi. Il numero è quello, aumentano solo di dimensione, arrivando a una certa dimensione poi non più sopportabile, viene fatta la muta e viene rilasciato, e il tardigrado diventa un po' più grande. Le macrocellule sostanzialmente fanno l'equivalente dell'apparato sanguigno in un corpo umano, cioè portano in giro nutrimenti e ossigeno in tutto il piccolo tardigrado. Affascinante. Bellissimo, ha fatto sudare, ma l'abbiamo trovato ed è anche molto bello questo esemplare. Adesso ti ringrazio a nome anche di chi ci sta ascoltando e vedendo in questo momento. Io ho visto negli ultimi convegni di astrobiologia ai quali ho partecipato, visto che le relazioni, la lecture legata ai tardigradi stanno aumentando, perché è diventato un organismo molto interessante per gli astrobiologi, perché appunto, come abbiamo detto, è un organismo in grado di vivere in condizioni estreme. E un paio d'anni fa la sonda israeliana Bereshit è l'inizio della Genesi, Bereshit bera Elohim, in principio Dio creò, eccetera. E Bereshit aveva a bordo dei contenitori tardigradi, perché speravano di atterrare sulla Luna con questa sonda e di far sviluppare questi tardigradi all'interno della sonda. Purtroppo negli ultimi chilometri è successo un patatrac, la sonda si è sfarcellata, non è chiaro se i tardigradi hanno resistito oppure meno, sembra di no. Però forse potremmo avere in questo momento dei tardigradi che stanno colonizzando la Luna, almeno una piccola regione della Luna. Inconsapevolmente,
Inconsapevolmente gli israeliani hanno fatto un mega esperimento, secondo me non andava fatto perché ovviamente hanno contaminato la Luna con... È un po' interessante, però è un po' borderline. Sul problema poi della Planetary Protection parleremo dopo con John Brucato, infatti. Esattamente. Sarebbe molto interessante recuperarli, secondo me sarebbe molto interessante recuperarli e vedere se sono sopravvissuti, certo. Va bene, così abbiamo almeno due punti sulla Luna in cui bisognerà tornare con le missioni quando dovesse sfracellata Bereshit per vedere se ci sono tardigradi e naturalmente il sito di Apollo 11 per fotografare da vicino quello che è un patrimonio dell'umanità sulla Luna. Ecco. Certo. Questi due punti sarebbero quelli da toccare veramente e da preservare per il futuro. Allora Paolo, e poi ci sono anche le diatomee, ma ti do un minuto per le diatomee. E poi volevo passare al nostro astrobiologo di professione. Posso assentarmi un secondo e prendo il vetrino che l'avevo preparato? Arrivo subito. Va bene. Intanto chiamo in campo anche John Brucato, cioè dopo ti presento con tutti i crismi, John, ma le tue impressioni su queste cose, di questi organismi che stiamo cominciando a studiare da un punto di vista anche astrobiologico, non soltanto biologico? Sì, ma i tardigradi sono delle superstar, cioè ormai hanno rubato la scena a qualsiasi altro microorganismo, perché si sono fatti dei giri nello spazio, cioè hanno accumulato ore di volo più dei migliori, no, piloti o astronauti, insomma, della NASA. Certo. Quindi diciamo hanno, come dicevate, appunto raccolto un po' l'interesse generale proprio per questa loro capacità di potersi, diciamo, sono inattivi, però si adattano benissimo alle condizioni spaziali e quindi riescono a sopravvivere a questi viaggi interplanetari e quindi potrebbero appunto essere utilizzati per colonizzare altri luoghi. Quindi sia da una parte appunto capire i limiti della vita, cioè appunto chiamiamo estremofili alcuni classi di microorganismi e capire effettivamente fin dove ci possiamo spingere. Questa è una cosa importante, quindi all'interno del nostro pianeta o altrove. Certamente. Quindi astro tardigradi allora, con tutti i crismi. Torniamo un attimo su Paolo Calcidese, che forse riesce a farci vedere anche le sue diatomee, che è l'altro argomento di cui si è appassionato oltre ai tardigradi. Poi torniamo sull'astrobiologia di altri mondi. Allora, sostanzialmente è iniziata così perché sono un po' più facili da trovare. Certo. Basta prendere un campione biologico in qualsiasi pozza d'acqua, ruscello, torrente. Sono delle microalghe, no? Esatto, sono delle alghe monocellulari. Tenete conto che in un cucchiaio da cucina ce ne sono centinaia di migliaia, ce ne potrebbero essere. Sono dei marcatori quindi anche possiamo berle senza problemi, ecco, per rispondere. Assolutamente sì, anzi, sono utilizzate proprio per capire se l'acqua è potabile. Qua, per esempio, ce ne sono alcune interessanti, delle simbelle, queste sono. Allora, le vedete bene, molto dettagliate, posso anche ingrandire molto di più, arrivare anche a 1000 ingrandimenti qua, ma ci vuole l'immersione ad olio perché sono montate queste, non sono dal vivo. Quindi quello che vedete è il guscio silicio che ha contenuto in vita la cellula. Cioè, c'è tutta una procedura da fare per riuscire ad arrivare al guscio silicio, lo si fa per riuscire a catalogarle. Qua è molto complesso, qua c'è un gonfonema molto bella, grande, mettiamo al centro. Anche qui siamo a micron, questa qua siamo sui 100 micron, ok? E sostanzialmente producono il 30% dell'acqua, dell'ossigeno che noi respiriamo. E vengono utilizzati per esempio anche per capire, lo trovate qua in alcuni piccoli ruscelletti d'acqua che mai uno andrebbe a bere, ho trovato dentro la Sururella spiralis, che è la diatomea che dice che l'acqua è assolutamente potabile, la stessa che si cerca per esempio nelle fontane per comprendere se l'acqua è potabile o meno. Quindi sì, anche di queste avete bevute. E se guardate dentro una goccia d'acqua marina, in bagno probabilmente un tuffo in acqua non lo fate più, perché quell'acqua che vi entra nel naso e nelle orecchie, vi assicuro che dentro c'è un mondo. Ma ripeto, tranquilli, ci lasciano stare. Questi ci lasciano stare.
noi coabitiamo con questo mondo, ecco, non dobbiamo assolutamente dimenticare. Sì, dentro di noi ce n'è di roba. Siamo tutti inquilini della stessa terra, grandi o piccoli. E allora, poi torniamo due battute ancora, naturalmente sia con Marco Ferrari, con Paolo Calcidese, però adesso ridò la parola a John Brucato, che è italianissimo, John Robert Brucato, italianissimo nonostante il nome, napoletano di origine. Napoletano, vero John? No, siciliano in realtà. Ah, scusami, mi sbaglio sempre, siciliano, è vero, sorry. Siciliano d'origine, trapiantato ad Arcetri ormai da 10-15 anni, no? Circa. Sì, ecco, è astrofisico e insegna, che un astrofisico avvirato verso l'astrobiologia, e insegna astrobiologia all'Università di Firenze e ad Arcetri, che non dimentichiamo, è l'osservatorio legato al nome mitico di Galileo Galilei, ha creato l'Astrobiology Laboratory, dove sta tra l'altro tirando su un piccolo gruppo di giovani futuri astrobiologi coinvolti in numerosi programmi della NASA e dell'ESA. Con John abbiamo condiviso tra l'altro numerosi convegni e conferenze di astrobiologia in Italia e all'estero, dal Giappone alla California, ed è sempre un piacere risentirci e rivederci. E allora John, ci lasciamo adesso un attimo alle spalle la nostra vecchia terra, vecchia ma ancora ricca di sorprese, ce la lasciamo alle spalle e guardiamo un pochino agli altri corpi del Sistema Solare, in cui c'è forse la speranza concreta, speriamo, di trovare qualche altra forma elementare di vita o qualche molecola importante per la vita, perlomeno. Allora, le nostre tappe di questo brevissimo viaggio che facciamo con te sono Marte, gli asteroidi e un'occhiata alle lune ghiacciate di Giove e di Saturno. Poi parleremo un pochino anche della planetary protection, della protezione planetaria, come si è detto prima. Allora, Marte. Su Marte ci sono tre rover in questo momento. I due americani, Curiosity, che sono 10 anni che lavora lassù, incredibile, e Perseverance, che è lassù da un anno. E poi c'è quello cinese, arrivato l'anno scorso, e si chiama Zhurong, che è stato trasferito dall'orbiter Tianwen. Non è ben chiaro che cosa stia facendo, ma dei rover americani sappiamo vita, morte, vita e miracoli. Per il momento sono attivissimi e stanno bene, ecco. E siamo tutti in attesa, noi europei, noi vecchi europei, di vedere finalmente anche un rover europeo. Se tutto va bene, dopo 4 anni di ritardi, in settembre dovrebbe partire l'ExoMars, che è il rover fatto dall'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con la Roscosmos russa, in cui c'è anche la partecipazione italiana. Allora, che avrà un rover che è stato battezzato Rosalind Franklin, che era la biofisica inglese che aveva realizzato quella famosa foto 51 della struttura del DNA, sulla quale hanno lavorato poi, hanno ipotizzato e hanno capito la struttura doppia elica del DNA, Watson e Crick, prendendo il premio Nobel, e la povera Rosalind era morta purtroppo qualche anno prima di tumore. Basta. John, Marte, perché ci interessa tanto Marte? Beh, allora, Marte è un pianeta simile per certi versi alla Terra, cioè ha avuto una storia comune, condivide l'inizio almeno della storia che ha coinvolto, diciamo, la Terra, e quindi è stato un pianeta che ha ospitato l'acqua. Nelle prime fasi di formazione del nostro sistema solare l'acqua è arrivata sulla Terra, è arrivata anche su Marte, e quindi questo pianeta ha avuto tutte le condizioni per poter mettere in piedi tutte queste reazioni di cui si è già parlato all'inizio, queste reazioni chimiche che possono aver avuto, diciamo, come conseguenza proprio la nascita della vita. E dallo studio di i processi chimici prebiotici, che quindi possono dare luogo alla formazione della vita, e dallo studio di questi microorganismi che si sta appunto portando avanti qua sulla Terra, noi oggi sappiamo che appunto esistono batteri, procarioti praticamente, che possono vivere in condizioni marziane. Quindi se la vita è nata, è possibile che questa si sia mantenuta, magari non si trova ovunque su Marte, ma ha colonizzato delle nicchie, perché sappiamo che sulla Terra la vita ha colonizzato tutti
tutti i posti possibili e immaginabili, anche le zone più aride del deserto di Atacama, oppure in Antartide o nelle miniere, nelle profondità appunto del suolo e così via. Quindi praticamente noi possiamo immaginare che anche questo processo possa essere avvenuto su Marte. Quindi avendo una storia simile alla nostra, poi però qualcosa è andato storto e l'acqua sulla superficie non c'è più, è andata via. Oggi rimangono dei letti di fiumi prosciugati, dei laghi, dei delta appunto di questi fiumi, che ormai appunto non contengono più acqua, però hanno lasciato un po' il segno, cioè l'acqua ha lasciato il segno nelle rocce che sono presenti. Quindi queste rocce che costituiscono queste particolari conformazioni geologiche sono proprio dovute all'alterazione acquosa, di acqua liquida. Ora l'acqua sulla superficie non c'è più, è stata trovata tra l'altro di recente da un gruppo di ricercatori italiani di Bologna dell'acqua liquida nel sottosuolo marziano. Quindi l'acqua in parte si è persa nello spazio e in parte è andata nel sottosuolo, e quindi ci sono queste sacche, queste nicchie entro le quali chissà, forse la vita potrebbe trovarsi, una vita attiva o una vita estinta. Quindi possiamo cercare i resti di una vita passata che ormai appunto non c'è più, oppure una vita che ancora continua a sostenersi. Quindi gli obiettivi sono questi, quindi andare a cercare la vita su Marte. E i rover hanno iniziato, diciamo, questa esplorazione. Curiosity ha iniziato a caratterizzare un po' l'ambiente in cui appunto questa, diciamo, possibile presenza può essere cercata. E l'ambiente, diciamo, appunto è quello del gas dell'atmosfera che su Marte ricordiamo che è molto bassa, cioè sono praticamente 7 millibar di anidride carbonica, quindi confronto ai nostri 1000 millibar, cioè un bar che abbiamo qua. Quindi diciamo l'atmosfera marziana non è quella terrestre, è molto tenue, il pianeta è praticamente la metà di quello terrestre, quindi l'acqua appunto si è persa nello spazio. Scusami John, si è persa nello spazio perché il pianeta è più piccolo della Terra e un pochino più distante rispetto al Sole, no? Perché viene dopo la Terra. Ma quindi si è perso lo spazio perché non è più stato in grado di trattenere l'acqua, il pianeta? Sì, non ha potuto trattenere l'acqua anche perché non ha un campo magnetico come il nostro, quindi non ha diciamo un meccanismo dinamo geologico all'interno del pianeta che permette appunto il mantenimento di un campo magnetico planetario che riesce in qualche modo a aiuta, diciamo, il mantenimento di un'atmosfera. Quindi quindi non ha nessuna protezione nei confronti della radiazione cosmica. Esatto, quindi il vento solare ha spazzato via, cioè il sole praticamente mette un flusso di particelle e queste particelle sono degli ioni, sono particelle ionizzanti che colpiscono anche il nostro, che sono quelle che poi danno origine alle aurore boreali che noi vediamo sulla Terra, praticamente hanno piano piano spazzato via l'atmosfera marziana e quindi quello che rimane è qualcosa di molto tenue. Ora, qualche anno fa si trovò che in alcune regioni di Marte c'era una concentrazione anomala di metano che appunto si era visto in questi luoghi e siccome il prodotto di scarto di alcuni microrganismi è proprio il metano, allora si è pensato che potesse essere dovuto proprio alla produzione di questi microrganismi che si trovano nel sottosuolo. Quindi appunto Curiosity allora ha cercato un po' di caratterizzare questo ambiente, sia dal punto di vista mineralogico che dal punto di vista atmosferico, insomma, locale. Adesso abbiamo Perseverance che ha un compito ancora maggiore, cioè ha il compito di raccogliere del materiale e lo sta facendo dei fori un po' qua e là in questo cratere che si chiama G0, che è proprio ciò che rimane di un lago, quindi si vede proprio il flusso, cioè l'ingresso di un fiume in questo grande bacino, e sta appunto raccogliendo questi campioni che poi dovranno essere riportati a terra per essere studiati in laboratorio.
riportati a terra da una sonda che dovrebbe essere lanciata di qui a qualche anno. Sì, diciamo. E lascia un po' perplessi questa doppia operazione, no? Sì, da qui a una decina di anni, se tutto va bene. Quindi si stanno incapsulando queste carote di suolo marziano e si stanno lasciando un po' in giro e poi verranno raccolte da una missione NASA-ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, congiunta. Quindi, diciamo, questa attività chiaramente ha anche molti altri risvolti, cioè il fatto che se si vuole portare l'uomo su Marte bisogna anche, diciamo, riportarli indietro. E quindi, siccome Marte non è la Luna, e quindi sia perché è più distante, ma anche è un pianeta, quindi ci vuole una base proprio di lancio da Marte, perché per vincere la gravità, che anche se è un terzo di quella terrestre, però appunto è necessario sviluppare questa tecnologia. In più, appunto, e ci vogliono circa 6 mesi per arrivarci nelle condizioni migliori. Sì, esatto. E poi teniamo conto che l'anno solare, appunto, dura un anno, quello marziano dura 2 anni. Quindi ogni volta, diciamo, la condizione migliore per un lancio, per un viaggio Marte-Terra andata e ritorno è ogni 2 anni. Quindi mandare l'uomo su Marte significa o che questi rimangono lì pochi giorni e subito se ne ritornano, oppure devono rimanere 2 anni perché appunto si possa di nuovo ritornare sulla Terra, perché altrimenti ci troviamo in una posizione distante attorno al Sole, quindi non è possibile fare questo viaggio di ritorno. Quindi questo, diciamo, è quello che sta facendo adesso Curiosity, c'è una serie poi di strumenti, Perseverance. Perseverance, che è appunto una serie di strumenti a bordo, e diciamo, per noi siamo molto molto per adesso coinvolti in questo lancio che avverrà a settembre della sonda europea ExoMars. Questa sonda ha una caratteristica in più rispetto alle sonde americane, e cioè è dotata di un trapano. Questo trapano perforerà la superficie di Marte per 2 metri, cioè un trapano che può penetrare 2 metri nel sottosuolo marziano. Questo perché siamo convinti che se esiste la vita, questa si trova proprio nel sottosuolo protetta, visto che non c'è un'atmosfera così densa come quella della Terra, protetta dagli strati, da questi 2 metri, 1,5 metri di terreno, protetta dai raggi cosmici che arrivano abbondanti su Marte, che quindi possono sterilizzare, e quindi questi campioni verranno analizzati lì in loco con gli strumenti a bordo della missione ExoMars, cercando di trovare delle impronte digitali di tipo chimico o biochimico. Quindi si cercheranno molecole biologiche, e queste, appunto, siccome sono, si sa che solo la biologia riesce a produrre queste diciamo catene polimeriche, o comunque queste macromolecole che sono poi l'ossatura di ogni organismo vivente, quindi si spera di poter trovare una indicazione della presenza di questo tipo di composti molecolari. E lì poi si porrebbe un piccolo problema, anche ammesso che, speriamo, anche perché giustamente hai fatto rilevare che ExoMars avrà un trapano che potrà arrivare a 1,5 metri, 2 metri di profondità, mentre Perseverance, che è da un anno al lavoro su Marte, perfora soltanto qualche decina di centimetri di profondità, quindi è molto di meno. Il problema è che se noi trovassimo delle forme biologiche simili a quelle terrestri, rimane sempre il sospetto che in qualche modo abbiamo inviato, senza saperlo, del materiale biologico dalla Terra a Marte, o in via spontanea, diciamo, attraverso i meteoriti che girano per il sistema solare, o magari attraverso le nostre sonde. Quindi questo è il problema della protezione biologica, di cui parleremo tra poco. Ma se fossero molto diversi, con quei biomarkers di cui parlavamo prima con Marco Ferrari, i nostri strumenti sono in grado di distinguere, che so io, delle proteine fatte con amminoacidi destrogiri invece che levogiri?
Allora, sì, ci sono a bordo in particolare della missione ExoMars, ci sono degli strumenti. Ora non entro nel dettaglio perché appunto No, no. potrebbe diventare noioso per molti, però ci sono degli strumenti che hanno la capacità di distinguere la cosiddetta appunto chiralità, no? La chiralità è un'altra delle caratteristiche delle molecole della vita, cioè come le due mani, con qualsiasi tipo di rotazione noi non riusciamo a sovrapporle. Quindi ci sono molecole che hanno la stessa composizione chimica, però hanno una conformazione spaziale tale da avere delle geometrie non sovrapponibili con delle rotazioni. E come è stato appunto detto, le molecole della vita hanno delle caratteristiche particolari, appunto di avere una chiralità, diciamo, levogira o destrogira. Allora, e lì su ExoMars ci sono delle colonne cromatografiche, cioè degli strumenti, appunto delle particolari accorgimenti che vengono utilizzati all'interno dello strumento di analisi, che permette di separare le componenti appunto levogiro destrogira, quindi con una chiralità a destra o a sinistra, ecco. E quindi in questo caso si può capire effettivamente se una biomolecola esiste, se ha una chiralità preferenziale, perché quello che noi sappiamo oggi è che dagli esperimenti che vengono fatti sulla Terra, quando si sintetizzano molecole, diciamo, si cerca di sintetizzare queste molecole prebiologiche, no? Aumentando, no? Come i mattoncini Lego, no? Si mettono tanti mattoncini uno accanto all'altro, cercando di ingrandire questa molecola, e quello che si ottiene è che hanno sempre un'uguale quantità di chiralità destra o sinistra. Ecco, non c'è mai modo di dare la preferenza, oppure se non utilizzando degli accorgimenti molto, molto particolari e specifici che si pensa siano poco probabili, possono essere accaduti nello spazio o anche sulla Terra, diciamo, le origini, però diciamo le sintesi avvengono sempre, si dice, in condizione racemica, cioè tutte e due hanno la stessa probabilità di formarsi. Quindi come mai la vita ha scelto una strada rispetto ad un'altra? Questa è una bella domanda. Certo. Senti, da Marte ci spostiamo rapidamente agli asteroidi perché c'è stato, quando era l'anno scorso, la sonda americana Osiris-Rex è riuscita ad aspirare dei pochi grammi di terreno, non so se si può dire terreno parlando di un asteroide, ma insomma di polvere e altre cose, dal piccolo asteroide Bennu, che ha 500 metri di diametro. E ora questa sonda le ho aspirate quella specie di aspirapolvere a proboscide, ha sfiorato la superficie e ha raccolto questo materiale, e adesso la sonda è in viaggio verso la Terra per riportarcelo in mano, e arriverà l'anno prossimo. Quindi sarebbe interessante andare a vedere che cosa c'è in questo materiale di un asteroide. Perché è interessante studiare anche il materiale di cui sono fatti gli asteroidi? Sì, questi corpi sono sempre stati chiamati corpi minori, no? Nella storia dell'astronomia, diciamo, dagli albori un po', sia gli asteroidi che le comete. Le comete vengono dalla zona più esterna del nostro sistema solare, sono fondamentalmente costituite in gran parte da ghiaccio, di acqua e grani di polvere, mentre gli asteroidi vengono da una zona un po' più interna e sono fondamentalmente costituiti da materiale roccioso con anche dell'acqua. E quello che noi sappiamo è che la Terra, all'inizio, quando si è formata, dopo circa 500 milioni di anni, ha subito un fortissimo bombardamento da parte di questi corpi, quindi, e ne vediamo le conseguenze. Scusami, John, quello che state vedendo adesso è proprio l'asteroide Bennu, che è stato sfiorato l'anno scorso dalla Osiris Rex americana, che ha aspirato qualche grammo di materiale superficiale dell'asteroide. Sì, Ecco. quindi appunto, poi se volete, se riesco a farvi vedere qualche immagine dettagliata. Quindi praticamente, dicevo, la Terra ha subito questo forte bombardamento, la Luna, lo possiamo vedere appunto sulla Luna proprio da questi crateri che sono presenti sulla Luna, o sulla Terra non se ne vedono più tanti perché la Terra è un pianeta attivo che ha
cancellato, no, con i suoi movimenti tettonici tutto quello che appunto è successo nel suo passato. E quindi questo bombardamento contribuito, si pensa, potrebbe essere una strada alla nascita della vita sulla Terra, perché oggi noi sappiamo che la Terra, i pianeti interni, quelli rocciosi, quindi Marte, la Terra, Venere e Mercurio, si sono formati in una zona arida del Sistema Solare, cioè quando questi pianeti si sono formati l'acqua non era presente all'interno di questa regione del Sistema Solare, perché le temperature erano troppo elevate perché potesse mantenersi, e di conseguenza quindi l'acqua, lo dico sempre anche ai miei studenti, l'acqua che bevete dalla bottiglia, tenete conto che è un'acqua extraterrestre, è arrivata dopo, un'acqua portata da chi? Dalle comete, dagli asteroidi. Oggi si protende per gli asteroidi, cioè si fa un'analisi isotopica dell'abbondanza di acqua pesante, che è un modo per distinguere, appunto, fare il rapporto tra l'acqua pesante che contiene il deuterio, no? come atomo al posto dell'atomo di idrogeno, con l'acqua normale degli oceani, e poi si è fatta la misura sugli asteroidi, si è fatta la misura sulle comete, e si vede che coincide questo rapporto coincide con quello appunto delle meteoriti, no? Perché sono le meteoriti, sono dei frammenti di asteroide. Quindi questa è un po', diciamo, l'idea che ci porta a pensare proprio che questi oggetti abbiano portato nelle fasi iniziali della Terra, quando era ancora giovane, la materia organica e la materia, cioè è l'acqua stessa. Ora vi volevo vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Ecco qua. Tanto che stai per farci vedere qualcosa, volevo, non so se ci ascolta ancora la persona, non so se era, mi pare fosse un nome femminile, che prima era preoccupata del fatto che beviamo anche i tardigradi, ma non c'è nessun problema naturalmente. Adesso tu hai messo ancora, hai toccato l'argomento che noi beviamo l'acqua forse che viene dal sistema solare, da lontano, dagli asteroidi. Possiamo dire anche che dentro forse ci sono tracce delle pipì dei dinosauri, perché è la stessa acqua sulla Terra che si ricicla continuamente, quindi abbiamo sempre a che fare con le stesse molecole che girano all'interno del nostro pianeta e che vengono rimetabolizzate, ecco, tanto per rassicurare chi ci ascolta, ma fa parte sempre dello stesso meccanismo biologico di cui noi facciamo parte. Ecco, allora noi ci fai vedere qualche zoomata su questo asteroide. Sì, appunto, questo è un po' l'asteroide Bennu, come potete vedere, appunto, è tutto un pietrisco, perché lui è stato originato proprio da uno scontro di due asteroidi che lo hanno praticamente, si sono frammentati in tanti piccoli pezzi e poi ricomposto. Quindi è una sassaia, praticamente non è incoerente, quindi non è un oggetto solido, una roccia, un unico pezzo, un blocco grande, ma è costituito da tanti, tanti massi. E quindi praticamente vedendoli da vicino, insomma, si vede le varie strutture, come potete vedere, proprio un po' così. Certo. Noioso, diciamo, come ambiente, no? Da guardare, però insomma tutto sommato una raccolta di materiale che poi appunto ha una storia diversa, una genesi diversa. Ora questa superficie è estremamente scura, è scura come il carbone, ecco, non la vediamo così grigia, però effettivamente è molto molto scura. Quindi è ricca di carbonio, è un asteroide ricco di carbonio. Questo carbonio, appunto, potrebbe essere proprio quello che è arrivato poi sul nostro pianeta e ci ha praticamente portato questa materia organica, che poi ha trovato le condizioni ideali per riorganizzarsi e formare eventualmente la vita. Qui vediamo, mi pare, l'aspirapolvere. L'aspirapolvere, questo padellone che vedete qua, che adesso mostro l'animazione, appunto, essendo questo corpo incoerente, fatto appunto da tutti questi sassi, non si può atterrare, non si poteva atterrare perché appunto non è possibile ancorarsi
all'asteroide. Quindi la scelta della raccolta del campione si chiama touch and go, cioè tocco e scappo via. Quindi pochissimi secondi è rimasto la sonda, in realtà non è atterrata, ma ha messo fuori questo braccio con questa padella che vedete qua, entro la quale poi questi campioni sono stati raccolti, e quindi ha toccato la superficie, ha raccolto i campioni e li ha rimessi dentro. Adesso vi faccio vedere quello che è successo durante sta in viaggio adesso verso la Terra. Esatto, quindi vedete, appunto, ha alzato una grande quantità di detriti in questa sua raccolta, e come potete vedere, proprio questa è un'animazione che ho pure realizzato io, vabbè, anche i colleghi ovviamente della NASA, però diciamo con le immagini che proprio sono arrivate. Quindi effettivamente in pochissimi secondi ora lui subito è scappato, perché chiaramente certo, i detriti lo potevano colpire, e ora ci sono circa 400 grammi di materiale dentro questo involucro, che stanno viaggiando verso la Terra, e il prossimo anno, il 2023, arriveranno per essere analizzati in laboratorio. Bellissimo, bene. Saremo ansiosi. E i giapponesi hanno raccolto piccole tracce anche di terreno, per così dire, di un altro asteroide, uno o due anni fa anche, no? Sì, Ryugu. Hayabusa 2. È già la seconda volta che loro fanno un'operazione del genere, quindi hanno portato un altro frammento da un altro asteroide molto simile a Bennu, che si chiama Ryugu, e già sono sulla Terra questi frammenti, sono pochi grammi, quindi qua invece ce ne sono tantissimi. Certo, praticamente quasi mezzo chilo di roba. C'è una domanda adesso, purtroppo erano passate anche prima domande, ma non riusciamo a rispondere a tutti. La domanda dice, penso che tu la legga anche sul tuo schermo, sì. John, sì, ecco. In base al contenuto isotopico dovremmo poter determinare dove si è formata l'acqua o a che distanza dal Sole quella delle comete ha un contenuto diverso. Esatto, e per quello si è ripiegato, per così dire, sugli asteroidi come portatori d'acqua sulla Terra. Ecco. Esatto. Sembrava le comete che andasse bene, invece il contenuto isotopico è diverso dall'acqua della Terra, almeno delle comete che abbiamo studiato. Ecco, esatto, sono poche comunque. Sono poche per poter fare una statistica definitiva. John, grazie fino a questo momento. Ci riserviamo ancora due battute tra qualche minuto, ma volevo tornare adesso ancora per un rapidissimo secondo giro al nostro primo speaker, cioè a Marco Ferrari, perché abbiamo parlato di organismi di storia della vita sulla Terra, e normalmente si dice che gli organismi più complessi risalgono alla famosa esplosione di vita del come si chiama? Cambriano, che risale a circa 540 milioni di anni fa. In realtà, non è che prima non ci fossero organismi, ma ne sappiamo praticamente nulla. Ed è la famosa, si chiama la fauna o flora di Ediacara. Che cos'è? Che cosa sono questi organismi, queste tracce di organismi precedenti all'esplosione di vita? Sono le cose più interessanti che ci sono state sulla Terra, tanto per essere chiaro. Allora, la fauna di Ediacara risale, la definizione risale a una serie di siti, di colline, credo, in Australia, però sono state trovate le stesse faune molto simili, sono state trovate in Russia e anche in Cina. Ora si preferisce chiamarlo biota, perché non si è neppure sicuri che quelle forme di vita fossero animali o fossero piante o addirittura funghi o roba di questo genere. La loro forma è molto particolare, e persino la simmetria di alcune di esse non è la classica simmetria bilaterale o simmetria radiata come quella che conosciamo. Simmetria bilaterale è la nostra, siamo divisi in due, bilaterale, destra e sinistra, anche sopra e sotto. La simmetria radiata è quella delle meduse, ad esempio. Le meduse hanno, sono dei cerchi, fondamentalmente. Questi hanno una simmetria sfasata, alcuni di essi hanno una simmetria sfasata. Ora, ripeto, la mia memoria ormai mi sta salutando da lontano,
ma mi pare che fosse di Kinsonia quella. Questa frase la diceva un computer in 2001, Odissea nello spazio. Vedo che lei cita sempre le cose corrette. La memoria mi sta abbandonando, David. Esattamente, sì, se vuole canto anche la canzoncina. No, dicevo, mi pare se fosse di Kinsonia quella specie che viene studiata nella famiglia di Acara. C'erano altre forme ancora più strane, ancora più particolari, che sono state quasi tutte spazzate via da quella che viene definita appunto una esplosione cambriana, in cui ha cominciato a nascere delle forme di vita molto simili alla nostra. Quindi molto più complesse in un certo senso. Più complesse in un certo senso, ma anche più che altro dotate di difese per mangiare e per non essere mangiati, fondamentalmente. Le teorie del perché, ormai le ipotesi del perché ci fossero, perfetto, ci citano l'esplosione di vita di Edgar, quella bestia lì strana, quella specie di materasso, credo sia proprio di Kinsonia. Quindi sono tracce fossili, insomma. Sono tracce fossili, alcune non sono neppure fossili, sono delle ombre sottili di queste forme di vita che hanno lasciato soltanto una traccia, non tanto il fossile come siamo abituati a vedere. Quindi qualcuno le chiama fossili ombra, infatti. Esattamente. La cosa interessante di tutto ciò è che alcuni pensano che possano esistere ancora da qualche parte forme di vita che sono dirette o indirette discendenti di queste degli ediacariani, che sinceramente il nome mi sembra un bellissimo nome per una popolazione di un pianeta lontano. Infatti, siamo andati a visitare gli ediacariani e abbiamo visto che hanno 3 ali e 5 occhi, mettiamo qualcosa di strano, 5 occhi. E questa è uno dei momenti più interessanti della vita sulla Terra, sinceramente. Di cui sappiamo praticamente quasi nulla, è una specie di zona d'ombra, ecco, nella storia della storia biologica della Terra, che abbiamo appena recentemente cominciato a vedere affiorare, ecco, in Australia, in Cina e da qualche altra parte. Benissimo, così abbiamo instillato anche una curiosità nuova a chi ci ascolta. Ediacara, mi raccomando, andate a fare ricerche su questo, credo che trovate un po' di cose. Alcune pagine del tuo libro sono dedicate alla fauna o flora di Ediacara, tra l'altro. Esattamente, più che altro per la questione della simmetria, perché una delle, come si potrebbe dire, degli indizi che un essere potrebbe essere vivente è proprio avere una simmetria o bilaterale o radiata, eccetera, insomma avere un qualche tipo di simmetria. Certo. Io sinceramente lo considero un buon indizio di essere viventi, perché sulla Terra, ancora una volta, è la Terra come la conosciamo, ma sulla Terra praticamente tutti gli esseri viventi sono simmetrici in un modo o nell'altro, per questioni anche di evoluzione, per questioni di storia evolutiva, eccetera, eccetera. Allora, a Darwin sarebbero piaciute enormemente queste cose, se le avesse sapute. Esattamente. Paolo Calcidese, ci sei? Che non ti vediamo? Ci sono. Sei, eccolo là, sempre con i tuoi animaletti? Sì, completamente. Perdonate il cappello, ma incomincia a fare molto freddo qua a 1700 metri. Ricordiamo a chi ci ascolta che tu sei in questo momento all'osservatorio, sì, della, laboratorio della regione, laboratorio della Valle d'Aosta, 1700 esatto. metri di quota. Ecco. Allora, laboratorio che possono usare, ricordo, tutti gli studenti, perché abbiamo il laboratorio di stampa 3D, di robotica educativa, di astrobiologia, ce n'è di roba. Sono proprio qua di fianco al planetario. Lui è continua a essere incredibilmente operativo, e volevo concludere con una battuta, se mi è permesso. Visto che John Brucato ha parlato di Marte, che Marco Ferrari ha parlato di vite e possibilità di vita incredibile, io ho parlato di estremofili e di microscopio, farei una chiosa molto nerd ricordando le prime sei frasi che sono scritte da Herbert George Wells nella Guerra dei Mondi.
Certo, vai, vai. Nei primi anni del XXI secolo nessuno avrebbe creduto che il nostro mondo fosse osservato da intelligenze più evolute della nostra, che mentre gli uomini erano impegnati nella vita di tutti i giorni, qualcuno li studiasse e li analizzasse con la stessa precisione con la quale l'uomo scruta al microscopio le creature effimere che brulicano e si moltiplicano in una goccia d'acqua. Va benissimo, quindi è stata perfetta citazione. Citando Twilight Zone, tradotto come ai confini della realtà, magari sul vetrino in questo momento ci siamo noi. Certamente. Tu parlavi del freddo che hai 1600 metri in Valle d'Aosta, però immagina il freddo che c'è invece sulle lune ghiacciate di Saturno o di Giove, che secondo molti potrebbero essere delle nicchie ecologiche forse anche più importanti e più affascinanti dal punto di vista astrobiologico di quanto lo siano le profondità di Marte. Tu che cosa ne pensi? Sì, sicuramente sono un target molto interessante, ma anche se sono al di fuori di quella che è appunto definita la zona di abitabilità, è prevista l'esistenza dell'acqua allo stato liquido e quindi trovate forme di vita sotto il pacco antartico e in condizioni così, così estreme, perché no? Io un'occhiatina ce la darei. Certamente, ci hanno pensato, stanno pensando anche le agenzie spaziali. Secondo me trovano lui. Trovano un tardigrado lassù, no? Dici? I tardigrafi di Encelado, senti, bellissimo. Esatto. Sarebbe bellissimo. John, ti affascina anche a te le lune ghiacciate di Giove e di Saturno, rispettivamente Europa per Giove e Titano e Encelado per Saturno? Sì, oltre al fatto che appunto hanno questi oceani di acqua sotto lo strato di ghiaccio, però c'è un'altra cosa interessante, che mentre tra Marte e la Terra c'è stato scambio di materiale, no? Noi abbiamo sulla Terra delle meteoriti marziane, certo. Si presume che anche su Marte ci possano essere delle meteoriti terrestri, cioè quando questi impatti sono avvenuti sulla Terra, hanno trasportato frammenti di Terra su Marte, quindi c'è stato uno scambio, quindi questo scambio di materia può aver, come dire, sincronizzato per certi versi questi due pianeti nel far evolvere poi la vita, quindi possono avere una vita simile. Tra la Terra e le lune di Saturno o di Giove non c'è modo di scambiare materiale. Quindi se c'è una vita negli oceani, è sicuramente una vita che si è formata lì senza aver avuto nessuna interazione con la Terra, quindi è una vita che potrebbe veramente avere preso delle strade diverse. Però appunto, come diceva De Duve, no? La vita è un imperativo cosmico, quindi se ci sono le condizioni ideali si deve formare. Forse il grande vecchio De Duve, che ci ha lasciato un po' di anni fa, ma premio Nobel tra l'altro per la medicina, ma poi negli ultimi anni si è dedicato all'astrobiologia, anche a riflessioni filosofiche, all'astrobiologia, forse era fin troppo ottimista. Speriamo bene. Senti, però tu hai accennato al problema dello scambio di materiale geologico, quindi forse anche biologico, tra la Terra e Marte, e qui l'ultima battuta la lascia a te sul problema della planetary protection, cioè che dobbiamo cercare di evitare per quanto possibile di inquinare, per così dire, con materiale biologico terrestre gli altri pianeti e stare attento a quello che ci arriva da fuori sulla Terra. Esatto, già questa problematica si era posta negli anni 60, poi 70, quando iniziarono le prime missioni, certo, Viking su Marte, proprio con l'obiettivo di cercare la vita, perché appunto se la cerchiamo e gliela stiamo invece portando, abbiamo visto i tardigradi resistono benissimo alle condizioni spaziali, quindi possono farsi questo bellissimo viaggio interplanetario, arrivare su Marte, noi cerchiamo la vita ma gliela abbiamo portata, la troviamo, esultiamo, ma è un cosiddetto falso positivo. Oggi siamo tutti bravi a parlare di diciamo, falsi positivi per i test, no? Con, certo, i tamponi che facciamo. Però appunto è una problematica chiaramente, diciamo, che riguarda proprio l'esplorazione spaziale. Quindi che bisogna fare quando si va a cercare la vita? Bisogna seguire dei protocolli. E questi protocolli sono stati stabiliti dal COSPAR, che è un organismo internazionale che regolamenta un po' quella che è l'esplorazione dello spazio, no? Ognuno non può fare come vuole, come
come gli gira, ma bisogna in qualche modo organizzarsi, in particolar modo cercare di evitare di non contaminare appunto questi luoghi che andiamo a visitare e compromettendone, no, le condizioni, e in maniera tale che poi se uno ci arriva con un'altra missione le cose sono completamente cambiate. Quindi bisogna evitare di contaminare Marte nello specifico, quindi bisogna sterilizzare tutta la missione, perché in particolar modo, a parte i tardigradi, ci sono le spore, ci sono appunto dei procarioti che in condizioni di estrema carenza di nutrimento, di acqua, adottano questa strategia. Cos'è, un meteorite marziano? Esattamente, visto che ne parlavi. Certo, possiamo... certo. Qua nel dettaglio col microscopio stereoscopico non ci ho pensato, potevamo fare anche quello, andare a vedere il dettaglio della meteorite. È anche prezioso questo qua, Sì, adesso lo rimetto in cassaforte. Bene. Sono pochissimi esemplari, diciamo, di meteorite. Io ne ho tenuto in mano un meteorite marziano, fa un certo effetto, ecco. Questi protocolli che bisogna seguire, bisogna che riguardino proprio queste spore, no? Perché le spore quindi sono un metodo per sopravvivere che adottano questi microrganismi in condizioni estreme. Le spore sopravvivono perfettamente nello spazio, quindi poi vengono appunto, una volta ritrovate le condizioni ideali, se c'è l'acqua, insomma, rifioriscono, rigenerano, diciamo, le loro. Quindi bisogna sterilizzare. Questa procedura, chiaramente ci sono varie categorie, no? Non tutte le missioni, se si va sulla Luna non è necessario, perché la Luna non si pensa che possa sostenere la vita, però se si va su Marte e si trafana con il trafano, bisogna stare attenti appunto che non stiamo portando noi batteri o spore nel sottosuolo marziano. E quindi c'è un protocollo estremamente complesso, costoso tra l'altro, proprio per prevenire questa cosa. Del resto noi andiamo a prendere i campioni e ce li riporteremo sulla Terra. Ora immaginate che questi campioni che Perseverance sta raccogliendo ci sia diciamo il classico coronavirus di Wuhan, il coronavirus marziano, sì. Marziano, diciamo, ce lo stiamo riportando sulla Terra, ecco, senza ormai... Qualcuno ricorda il film Andromeda, esatto, tratto dal romanzo di Michael Crichton, anche di tanti anni fa, ormai di 40 anni fa circa, ecco. Esatto. E quindi il problema della Planetary Protection. Allora, ho visto che mi pare che sono esattamente un'ora e mezza che parliamo di astrobiologia con l'occhio di Darwin, perché Darwin era presente, anche è presente nella definizione della vita della NASA addirittura, e io penso che possiamo anche chiudere qui la nostra conversazione. Mi pare che abbiamo avuto anche dei feedback positivi da parte di chi ci ascolta. Ringraziamo naturalmente chi ha avuto la pazienza di ascoltarci, e grazie naturalmente a chi è intervenuto con tanta passione e competenza, e grazie a Paola Calcidese per aver fatto vedere dal vivo i tappeti che finora avevo visto soltanto in fotografia, ma la prossima volta che vengo su in osservatorio me li fai vedere di persona. Certo. Volevo tranquillizzare tutti che l'ho appena preso e rimesso nel suo habitat, non lo lascio lì. Ecco, perfetto. Sì, e trigavo proprio per quello. Nessun tardigrado è stato ferito nella questa trasmissione. È tutto a posto. Benissimo, ottimo. E allora grazie naturalmente a Gio Brucato, a Marco Ferrari, a Paolo Calcidese, grazie, un grazie particolare a chi sta dietro a questa trasmissione, chi ha avuto l'idea di organizzare questo incontro astrobiologico nel nome di Darwin, in particolare a Stefano Dalla Casa, che ha realizzato anche il poster dell'incontro sito evoluzionista, dal portale evoluzionista Picaia, e ad Andrea Bernagozzi, che è stato un po' il regista tecnico di questa puntata, diciamo, di questo speciale astrobiologico che ha messo insieme biologi e naturalisti e astronomi. E a questo punto un buon Darwin Day per domani a tutti e a tutte. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.
Ciao. Ciao. Ciao.